Dimenticate quello che avete visto in televisione e al cinema. Non ci sarà nessun testimone a sorpresa, nessuno crollerà qui sul banco con una pietosa confessione. Vi verrà presentato un semplice fatto. E ora siamo a poche settimane dall'Oceano Orientale, la nostra strada verso casa. Costruiremo una flotta di navi e risalendo il Nilo arriveremo sino in Egitto. Una volta ad Alessandria saremo a casa in poche settimane. Potremo rivedere le persone care. Diario, 25 maggio. Il mio caro Jonathan è via da quasi una settimana. E nonostante io sia rimasta delusa per non esserci potuti sposare prima della sua partenza, sono felice che gli sia stato affidato questo importante incarico. Jenny ha preso un aereo da Boston per venire fin qua. Voleva parlarmi di qualcosa che stava succedendo al Fulbridge. Per quale motivo avrebbe dovuto uccidersi prima di parlare con me? No, lei avrebbe voluto che scoprissi la verità. Prima il suicidio di Jenny, poi l'infarto di Melanie. Ma quanto... No, lui è il mio stupido compagno di stanza. Mi chiamo Mike Yakubian. Gli amici mi chiamano Grufolo. Ma oggi quelli che mi hanno pestato mi chiamavano Grufolo, Tetta di Burro o Puzzoloso. Ho 4 settimane per recuperare 8 anni, quindi cominciamo, ti sta bene? Ora io faccio delle domande e tu mi dai delle risposte, va bene? Allora, per esempio, se tu mi chiedessi qual è la cosa che preferisco fare, io ti direi la danza. Io sorrido e ballo in quel programma da 3 anni. Mrs. Fontassel mi ha promesso che avrei cantato al concorso Miss Luck. Ha invitato degli agenti. È la mia occasione. Non posso rischiare stavolta. Recentemente molti di voi mi hanno visto baciare questo fenomeno della natura, ma se non mi fossi trovata a pochi secondi dalla morte non l'avrei mai fatto. Chi sano di mente l'avrebbe fatto? Beh, sono andata un po' in giro per scoprirlo. Lo bacereste questo tizio? Sto pensando che questo è il momento in cui io dico che sei inaffidabile e che non concludi mai niente. Tu dici che io sono una rompiscatole che dovrebbe andarci più leggera. Poi io me ne vado via arrabbiata, dandomi della scema per aver pensato che un giorno tu potessi crescere un po'. Tua madre mi è stata a fianco in un momento in cui nessun altro c'era. Non solo era una strega singolarmente dotata, era una donna gentile, fuori dal comune. Sapeva vedere la bellezza negli altri, perfino e forse particolarmente quando una persona non riusciva a vederla in se stessa. Senti, non so cosa ti stia succedendo, Stanley. Però una cosa la so. Quella lettera che hai mandato alla mia rubrica era di un ragazzo con più fegato e più cuore di qualsiasi imbecille che vive in questa città. Qualunque cosa sia quella maschera, non ne hai bisogno. È una gran cosa avere... quello che vuoi. È davvero un'ottima cosa. A meno che quello che credevi di volere non sia in realtà quello che vuoi. Perché quello che vuoi veramente non riuscire a immaginare. Benvenuti alla lezione di oggi sulle reazioni biomeccaniche del dottor Perry Cox quando non lo si ascolta. Fase 1, mascella serrata. Subito seguita dalla fase 2, sillabazione dilatata. Pivello, io non ho intenzione di prendere tempo a ripeterti quello che ho già detto. E infine ecco la fase 3. Il dottor Cox con riluttanza mostra un po' di rispetto, ma prende le distanze reiterando la parola già. Ma è davvero allettante. Sei un tentatore diabolico, lo sai. Musinga che ti attragga il mio cervello non è che piace a molti. A parecchi piace il mio corpo, ma non so di nessuno cui piace la mia mente. Perciò tu diventi unico. Lo so che bisogna fare sesso quando c'è l'amore e quando è speciale, so tutto quanto. E mamma mi conosce bene, conosce i miei amici e conosce Cameron. Quindi lasciamo che certi discorsi me li faccia lei, d'accordo? E poi ho promesso a Cameron che la sera del ballo lo facciamo. Oddio. Comunque, non mi coinvolgere in questa idea di new look che a quanto pare ti sei messo in testa, va bene? Okay. Quale new look? Questo ridicolo nuovo Nick che vuoi diventare? Tutto a un tratto ti metti a fare il buffone, a chiedermi perché non facciamo l'insalata insieme o non guardiamo la TV. No, dico, ti rendi conto? Dopo anni di rapporti zero. Beh, ma dai, tu di rapporti è meglio che non ne parli proprio. Quando mai hai avuto un rapporto autentico con qualcuno in vita tua? Avete servito mio fratello fedelmente e mio padre prima di lui. Credo abbiate passato tempo sufficiente con la mia famiglia e senza dubbio vorrete passare più tempo con la vostra. Perciò, con rammarico, accetto le vostre dimissioni da tutti gli uffici e dagli affari di Stato.
posso fare di meglio se voglio. Io do la mia parola che tale carta verrà scritta sulla vita di mia madre, io lo giuro. In profondità, vicino al centro della terra, dove c'è ancora calore. Ma se vivrai abbastanza, forse la vedrai. Ma chi l'avrebbe detto? Ti confesso che sono ansioso di vedere di cosa sei capace, se Morpheus ha ragione o no. Non dovremmo parlare di questo, lo so. Ma se tu sei... ci sarà da divertirsi. Entra nel bosco in cerca di pelolupi e ne vede tre. Estrae la pistola e guarda, e mira. Ed ecco uno sbuffo gigante di fumo. Non li riesce più a vedere. Allora capisce che la sua pistola ha finito i proiettili. Allora scappa, 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 scappa. Scappa nella foresta. Ma poi si accorge che era venuto senza il suo pelolupo. E cade da una parte. E poi si alza con il piede che penzola. Mi sono slogato la caviglia. Ah, ah, la mia caviglia. Ma poi trova... Cosa voleva Velma? Voleva cacciarmi dal programma. E io lo sapevo, ma com'è potuta arrivare a tanto? E poi cancellare il Negro Dei così, solo per essere certa che tutti avessero lo stesso colore, che non fosse nero o giallo, e magari con qualche chilo in... Mi sembra di aver vissuto in una bolla, non so. Pensavo che tutti avrebbero conquistato l'uguaglianza. Invece no. Io credo che le persone come me debbano decidersi a lasciare le sottane di mamma e andare per strada a battersi.